Brum, 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 brum. Buongiorno a tutti e auguri di buone feste. Anche quest'anno ho pensato di proporvi il video I miei regali di Natale. L'anno scorso avevo realizzato un video interamente dedicato ai libri, in quanto argomento direttamente coerente con il mio canale. Tuttavia, quest'anno ho pensato di mostrarvi anche tutti gli altri oggetti che mi sono stati regalati nel periodo delle feste. E detto questo, non perdiamo tempo e facciamo partire la sigla. Inside's delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Tra i primi libri che vi mostro c'è questo, La sirena di Camilla Läckberg. Anche l'anno scorso avevo ricevuto un libro della Läckberg. Come scrittrice lei mi piace molto, scrive questi gialli non proprio rassicuranti, nel senso che Lo scalpellino era anche un libro parecchio inquietante. Questo non l'ho mai letto, mi era capitato di dire a qualche parente che mi sarebbe piaciuto leggerlo e quindi mi è stato comprato per Natale. E questo sarà sicuramente uno dei primi libri che leggerò perché con questa scrittrice vado a colpo sicuro. So già che mi piace lo stile, genericamente diciamo che i suoi libri mi piacciono, quindi diciamo che so che non rimarrò delusa. Per parlare di un altro libro su cui sicuramente andrò a colpo sicuro, vi mostro questo. L'ultimo di Joe Nesbø, Il confessore. Questo libro ha un iter stranissimo, nel senso che quando io ho visto che era appena uscito questo libro mi sono fiondata in libreria. Casualmente parlando con mia madre avevo detto: "Ah, non sai che bello, è uscito il libro di Joe Nesbø", e lei mi ha detto: "No, no, non comprarlo assolutamente". Però è successo che più o meno a tutti gli altri parenti avevo detto che desideravo molto questo libro e anche a tutti i miei amici. Quindi avevo il terrore che qualcuno lo comprasse doppio. E quindi che ne avessi due, e di cui uno assolutamente inutile. Oltretutto a me piace molto avere i libri tutti della stessa edizione e di Nesbø ho tutti quelli con la copertina gialla, quindi ci tenevo a prenderlo subito perché poi sarebbe uscita un'altra edizione. Tuttavia questa cosa non è successa e sono stata contenta perché probabilmente anche loro ci hanno pensato e quindi soltanto mia madre l'ha comprato. Il libro che sto per mostrarvi invece è un testo che probabilmente avrete visto dappertutto, come era stato Dr. Sleep prima di lui, adesso c'è Mr. Mercedes. Guardate che cosa bella quella con l'ombrello! Che bello! E nulla, diciamo che di questo libro in realtà so pochissimo perché appena l'ho visto ho detto: "Ah, che bello, mi piacerebbe riceverlo", ma non mi ci sono documentata più di tanto, quindi anche genericamente la trama non la conosco. Sarà una sorpresa in toto e anche questo sicuramente non mi deluderà perché King, come sapete, è tra i miei autori preferiti e adesso ho un nuovo elemento della mia collezione. Il prossimo libro appartiene invece a un genere che non leggo mai, ed è questo, The Maze Runner. Alcuni amici mi hanno detto che il film era molto bello ed è la storia di questo ragazzo e una serie di altri ragazzini che viene rinchiusa all'interno di una radura circondata da queste pareti di pietra molto alte che si scoprirà poi essere le parti che costituiscono un labirinto. È una specie di libro fantasy, un po' diciamo fantascientifico, e non è il mio genere, ma visto che adesso mi sto allenando sui distopici, questo fa sempre parte dei libri palestra. E, ho iniziato a leggere qualche pagina e non sembra malaccio, a parte il fatto che ha 1000 personaggi, io non amo i libri con 1000 personaggi, ma vi farò sapere. Sempre per parlare di fantascienza, vi mostro il libro regalatomi dal mio amoroso. Sfera. Anche questo è un libro di fantascienza. So che diversi anni fa è già uscito il film che parla appunto della storia di questo libro, che io ovviamente non ho visto. L'autore è una novità, la trama è una novità, anche il genere diciamo che è una novità perché è ovviamente un testo fantascientifico e quindi anche questa sarà una buona palestra. I libri sono tutti finiti, sono un po' di meno rispetto a quelli dell'anno scorso, ma comunque conto anche di riceverne qualcuno dai miei amici, perché questi sono soltanto i libri che io ho ricevuto da parte della mia famiglia o comunque da amici molto molto stretti. Comunque, tornando al mittente del regalo precedente, vi mostro il secondo regalo del mio amoroso, che è questo. È una cornice e all'interno di questa cornice c'è un quadretto da lui realizzato.
La figura che ha scelto di realizzare è la mappa di un luogo. Questo luogo è descritto all'interno di un mio racconto che io gli avevo proposto. Prima di inviarlo gli ho detto: guarda, leggi questa cosa perché voglio un tuo parere. E lui ha realizzato questa mappa carinissima e me l'ha incorniciata all'interno di questa cornice di design tutta bianca. Ed è un regalo carino perché comunque è qualcosa di realizzato da lui personalmente, quindi c'è il valore aggiunto della cosa handmade. Passando invece ad un altro regalino, vi mostro questi. Queste sono delle boccette con dentro delle caramelle, quelle fatte a rotolino. Credo siano realizzate in pasta Fimo. E poi ci sarebbero anche questi, che sono un dolcetto, un muffin, che in realtà potrebbe anche andare con questa boccetta, visto che il colore è più o meno lo stesso, che però sarebbe in coppia con questa boccetta di latte. In realtà questa però è molto pesante, quindi penso che sarà più probabile che utilizzi questi due insieme e questo non lo utilizzi, o comunque lo utilizzi per poco tempo perché è veramente un sasso. Questi orecchini mi sono stati regalati alla fiera dell'artigianato, e sempre alla fiera dell'artigianato da parte della mia famiglia mi è stato regalato questo, che è un simpaticissimo gatto, è un sasso ed è un vaso. Dentro c'è un vasetto di vetro dove penso si debba inserire una pianta. E non lo so, aveva la faccia simpatica, mi aveva colpito, avevo detto tipo guarda che bello, e qualcuno probabilmente si è registrato questo mio commento e poi è andato a recuperare il gatto in un secondo momento. Questo per arredare casa. Altro regalo, questo da parte di mio padre, sempre alla fiera dell'artigianato, è l'indumento che indosso adesso. Adesso non posso alzarmi perché sono disseminata di regali, ma è un poncho con il bordo di pelo. Penso che sia pelo di volpe. È un blu-grigio, è simpatico, c'era di vari colori, però questo era il colore, tra virgolette, più neutro, quello più facile da abbinare con degli indumenti normali, anche di tutti i giorni. Oltretutto è ultra morbido. Ora invece vi mostro una piaga che affligge tutti i partecipanti alle feste natalizie, tutti i parenti, insomma tutte le persone che abbiano passato almeno un Natale hanno ricevuto almeno una volta un regalo sbagliato. Il mio regalo sbagliato di quest'anno è questo. È questa borsa che è stata acquistata in un negozio da mia madre. Il giorno in cui siamo andati insieme a vedere questo negozio, le avevo detto che c'era una borsa più o meno simile, nel senso era un pochino più grande, rigida, e non aveva qui questo pelino tipo cavallino e non aveva questi bottoni che a me personalmente non piacciono. La catena era più corta, era fatta in simil pelle, quindi non era così pesante, e tuttavia quando le ho detto che questa non mi piaceva, evidentemente in realtà mia madre l'ha interpretato come uno di quei non mi piace per la serie, non c'è la cosa che mi piaceva, quindi non prendo questa, ma in realtà sotto sotto mi piace da morire, quindi la voglio e quindi sarà il tuo nuovo regalo di Natale. Ma in realtà così non era, però non importa perché apprezzo il pensiero, è sempre un regalo di mamma e questo è. Parlando invece di borse che mi sono piaciute molto, vi mostro questa. È una Bracciolini bag a forma di macchinina, tutta nera. Sicuramente qualcuno di voi le avrà già viste, ci sono anche in vari colori, rosso, fucsia, pavone, insomma i colori più disparati. E io non sono tanto tipo da borsa molto eccentrica, lo so che sembra una contraddizione dato che è una borsa a forma di macchina in plastica rigida, ma il problema che io ho con le borse non è tanto sulle forme quanto sui colori, cioè avere delle borse troppo colorate o con delle stampe troppo accese non mi piace, e questa invece la concepisco molto di più perché ha solo la forma strana ma il colore è abbastanza neutro. Quindi questa borsa mi è piaciuta tantissimo e mi fa venire proprio voglia di fare brum brum. Ultimo ma non per importanza è il regalo di una collega di una mia zia che mi regala questo, ed è una trousse di cui io in realtà avevo bisogno perché nella mia nuova casa non ne avevo nessuna, e quindi adesso avrò una trousse con tutti questi bei colori tipati e sono un sacco carini e mi piace ricevere trousse. Detto questo ragazzi, i miei regali di Natale sono finiti, io vi mando un grosso bacio e tantissimi auguri di buone feste, anche se i miei auguri di Natale in realtà sono arrivati un po' in ritardo, ma tanti auguri per Capodanno, buona Befana e tante buone cose a tutti quanti voi.
Ciao!